Collocatevi al centro del tappeto. Portiamo le mani giunte davanti al petto e realizziamo in questi primi attimi la precisa simmetria del corpo. Le mani sono unite davanti per realizzare quel senso di esatta simmetria che l'animo può percepire in questa posizione naturale. Richiamiamo l'attività del respiro, e ancora un respiro moderato, un respiro abbastanza regolare, e tra poco plasmeremo questa attività respiratoria approfondendo in base alle successive fasi, ai successivi passaggi che il corpo eseguirà. Espiriamo a fondo, cercando di far rientrare bene la pancia, l'addome, in modo che il diaframma venga sollevato. Abbassiamo un po' il capo e arrotondiamo leggermente le spalle, ma senza esagerare, per far sì che le costole entrino in una sufficiente depressione. Tutto questo serve per fare una completa, totale espirazione. Ancora prima di respirare, quindi siamo ancora a polmoni vuoti, abbassiamo le braccia, in modo tale che le braccia durante il prossimo respiro eseguano un movimento di apertura perlomeno di 180 gradi, se non di più. Inspirando, se volete inclinarvi indietro, tenete rigidamente la muscolatura addominale contratta in modo che la zona lombare non soffra troppo. Espirando, piegatevi a squadra, evitando che le braccia anticipino la discesa del tronco, portando le mani a terra. Inspirando, allunghiamo la gamba destra dietro, appoggiamo il ginocchio e guardiamo in avanti. Tratteniamo tutta l'aria che abbiamo inspirato, portandoci nella posizione del cane che guarda in basso. Mentre espiriamo, ci accovacciamo, ginocchia a terra, ci sediamo sulle caviglie e appoggiamo la fronte sul tappeto. Inspirando, ci allunghiamo. Realizziamo quella che comunemente viene definita postura del cobra. Espirando, di nuovo nella postura del cane che guarda in basso. Inspirando, avanziamo con la gamba destra. Espirando, avanziamo con la gamba sinistra. Inspirando, facciamo partire prima le braccia e insieme a queste solleviamo il tronco fino a portarci in una posizione di oltre 180 gradi. Espirando, torniamo a portare, a collocare le mani unite davanti al torace e proseguiamo nella sequenza. Adesso passiamo indietro con la gamba sinistra, alternando. Thank you.
Possiamo concludere qui, naturalmente ciascuno moltiplicherà tutti i passaggi e le sequenze in base alle proprie possibilità e soprattutto al tempo di cui può disporre. Adesso facciamo scendere le braccia di qua e di là, tenetele leggermente separate dai fianchi, mantenendo la rotazione in avanti dei palmi. Questo permetterà alle costole di respirare più agevolmente. E lasciamo trascorrere qualche secondo.